giornata di oggi? Credo che sia fondamentale, perché se da un lato la rete sicuramente e le nuove tecnologie sono sicuramente un modo importante per i ragazzi per comunicare, per imparare, dall'altro lato bisogna fare in modo che questa rete sia sicura, sia priva di pericoli e possa essere utilizzata senza che i nostri ragazzi vengano coinvolti in situazioni pericolose. Quanto incide anche il linguaggio della politica su internet, sui social, sul bullismo e il cyberbullismo? C'è una responsabilità anche in questo senso? Probabilmente sì, probabilmente. Io dico sempre che è un periodo nel quale si vive di slogan e non di merito, ecco, forse bisognerebbe insegnare ai ragazzi ad affrontare più il merito delle questioni. Scusi, oggi ci sarà questo incontro sulle Olimpiadi anche con il sindaco Sala? Certamente. Credo proprio che sì. Sarà anche l'occasione un po' per appianare le divergenze degli ultimi giorni? Ma queste sono questioni che... Oggi parliamo di Olimpiadi, questa è la cosa più importante, il punto di riferimento al quale dobbiamo guardare con grande determinazione, perché credo che ancora siamo messi bene, quindi non dobbiamo lasciarci sfuggire questa opportunità eccezionale. Parlerete comunque anche di trasporti e glielo di dico dopo, glielo dico dopo. Negli ultimi 3 giorni a Milano e in Lombardia sono state raccolte oltre 15.000 firme per sostenere Salvini, soprattutto per il caso di Ciotti. Secondo lei come si procederà d'ora in poi? Ah, non lo so, io credo che sia un processo che proprio da un punto di vista innanzitutto giuridico sia una cosa che non sta in piedi, quindi mi auguro che il buon senso conduca nella direzione giusta.